L'anno scorso non ero presente alla visita del Papa e non avrei mai immaginato che dopo un anno mi sarebbe toccato commemorare questa visita qui a San Giovanni Rotondo. Ero in Romania, in visita alle comunità della mia congregazione. Diversamente dal mio solito, mi sono preso degli appunti proprio per ripassare il contenuto della visita del Papa, cercando di inserirla a mio modo nella figura di Padre Pio che incomincio a conoscere ed ad amare. Il brano di Vangelo che venne letto e commentato dal Papa l'anno scorso è costituito da alcuni versetti del capitolo 11 di Matteo, quelli finali, 25 e 30. È un testo che è divisibile in due parti. Ve le rileggo perché è breve. La prima parte è una preghiera rivolta a Dio e che riconosciamo come Padre. La seconda parte invece è un invito che Gesù in modo pressante rivolge ai suoi discepoli, a noi. Il testo è questo. La prima parte è la preghiera. Gesù dice: ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. La seconda parte, l'invito a noi discepoli, è questa. Venite a me, venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi ristorerò. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro, ripete questa parola, troverete ristoro, vi ristorerò. Troverete ristoro per le vostre anime, perché il mio giogo è dolce e il mio carico leggero. Ecco, questo è il testo dell'anno scorso, che si adatta benissimo al Vangelo di oggi della Trasfigurazione, perché il Vangelo di oggi ci riporta la voce del Padre sul figlio e sui figli e ci invita ad una testimonianza efficace e senza paura. Ebbene, il Santo Padre commentò il testo mettendo in rilievo, come in genere suo solito, il suo stile, tre parole. Le dico probabilmente non nell'ordine che utilizzò il Papa. Le tre parole sono queste: piccolezza, sapienza e preghiera. Piccolezza sta nella prima parte, nella preghiera al Padre per i piccoli, perché Dio nasconde il suo mistero ai grandi e lo rivela solo a chi è piccolo, o a chi, come nella seconda parte del testo, è umile. Venite a me, che sono mite e umile, dice Gesù di se stesso, di cuore. Umile, la parola umile, arriva da humus, terra,
fatto di terra, fatto di fango. Dio crea l'umanità, l'uomo, maschio e femmina, dal fango, dalla terra. La piccolezza, l'umiltà. Nel messaggio di Papa Francesco per la Quaresima di quest'anno, ecco, viene messo in evidenza proprio questo aspetto del rispetto e dell'amore alla terra, alla piccolezza, perché la terra ha bisogno della cura dell'uomo. Che bella la manifestazione mondiale di venerdì scorso. E che bella che questa manifestazione sia partita da una piccola, o se vogliamo dire umile, adolescente, anche ammalata, svedese, Greta. Piccolezza. Questa piccolezza può muovere il mondo e salvare la terra. L'altra parola era sapienza, e il Vangelo di oggi della Trasfigurazione credo che ce la metta veramente in luce. Sapienza deriva da sapore, e quando la Sacra Scrittura parla di sapienti o di saggi, parla delle persone che hanno il gusto, il sapore di Dio e lo sanno comunicare. Non abbiamo altro da dire. Questo sapore di Dio siamo chiamati a comunicarlo alla terra. E questo è vero perché San Paolo dice che la creazione intera sta gemendo le doglie del parto, aspettando la rivelazione dei figli di Dio. E i figli di Dio siamo noi. E il Vangelo della Trasfigurazione che abbiamo ascoltato questa sera ce lo ha detto con chiarezza. Siamo noi. Se abbiamo questo sapore di Dio, collaboriamo a questo crescere della creazione e del pianeta. La terza parola era preghiera. La trasfigurazione è dentro una cornice di preghiera, soprattutto nella versione di Luca, che è quella che abbiamo ascoltato. Preghiera, non so come la commentò il Papa l'anno scorso, non sono andato a leggere il discorso. Però ho trovato, perché me l'hanno fatto notare ieri nell'incontro che ho avuto qui con i gruppi di preghiera di Padre Pio, la definizione di preghiera di Padre Pio. Nel terzo discorsetto che fa in occasione dei 10 anni della fondazione di Casa Sollievo, e c'è questa meravigliosa definizione, forse con un linguaggio un po' datato perché è del 1966 e potrebbe essere riscritto con un linguaggio un po' più da mondo globalizzato o virtuale. Dice Padre Pio: è la preghiera questa forza unita di tutte le anime buone. E che cosa fa questa forza? Qui viene il bello. Uno, che muove il mondo, che rinnova le coscienze
Ed è bello questo passaggio dall'universale attorno a noi a quell'universale dentro di me che è la coscienza. Non rispetteremo mai il mondo se non rispetteremo mai la coscienza, e non avremo mai una coscienza corretta se non siamo capaci di rispettare il mondo che ci è stato dato in dono da conservare e custodire. La preghiera muove il mondo, rinnova le coscienze, sostiene la casa. Probabilmente pensava a casa sollievo della sofferenza, ma oggi come non leggere questo testo pensando alla casa comune, che è la terra e che è il pianeta, è uno solo. La preghiera che conforta i sofferenti, che guarisce gli ammalati, che santifica il lavoro. Il lavoro che sembra diventare sempre meno in una società che preferisce santificare la finanza, che santifica il lavoro, che eleva l'assistenza sanitaria, che dona la forza morale e cristiana alla umana sofferenza. E infine, il verbo più bello per me di questi, che spande il sorriso e la benedizione di Dio su ogni languore e debolezza. Per Padre Pio, quindi, la preghiera ci permette di suonare una sinfonia composta da 9 forze unite tra loro. E queste 9 forze sono espresse attraverso questi 9 verbi attivi: muovere, rinnovare, sostenere, confortare, guarire, santificare, elevare, donare, espandere. Se sappiamo far risuonare in noi, nel profondo della coscienza di ognuno e fuori di noi, nel mondo che ci è dato, incominciando dai primi passi e metri attorno a noi, questi verbi, allora, come dice Papa Francesco, utilizzando una terminologia stupenda in Laudato Si, allora collaboreremo all'ecologia integrale che salva pianeta e popoli e persone, spandendo sul mondo, sulla società, sulla Chiesa, sulle nostre famiglie, sulla nostra città, il sorriso e la benedizione di Dio. Amen.